Allora, hanno annunciato oggi la nuova Valkyria di Honkai Impact Third che dovrebbe arrivare nella patch 6.3, quindi siamo ancora un pochino distanti rispetto a questa patch, ed è la nuova versione di Bronya, ovvero la Hersher of Truth, che allora dal design si poteva bene o male intuire quanto avevano fatto quella sorta di teaser dove si vedevano le silhouette dei personaggi e la prima cosa che mi è venuta in mente, ok, Bronya è diventata una sorta di Gundam, un robottone gigante, e siamo lì praticamente. E quindi insomma oggi si è visto un pochino alcune cose di gameplay, le sue animazioni. Non sappiamo quale sarà la sua potenza all'interno del gioco, ma dato che arriva in un momento così in avanti del gioco, mi viene difficile pensare che non sarà un personaggio che andrà ad impattare il meta. Quindi molto probabilmente sarà un ottimo personaggio. Quello che sappiamo di lei, oltre che arriverà nella patch 6.3, e che è ovviamente una versione Hersher di un personaggio, quindi insomma avrà dei power-up non da poco. È una Valkyria S-Rank, sarà Imaginary come tipo, quindi insomma sarà una di quelle Valkyrie particolari che può fare un counter del suo stesso tipo. Potrebbe andare bene su diversi boss, come è anche successo all'ultima versione di Durandal, ovvero Palutena's Equinox. Quindi, nel caso vi interessano appunto queste cose meta, ripeto, non abbiamo ancora delle conferme. Ferme, ma dato il tipo e anche il fatto che lei fa danno ghiaccio, ripeto, potrebbe funzionare su diversi boss settimanali o sfide dell'endgame. Ora vi faccio vedere altre news da qui, ovvero che quello che sappiamo da alcuni gameplay che si sono visti è che può switchare tra due modalità, un pochino come Palutena's Equinox, nel senso che è una modalità più normale dove attacca con una sorta di lancia, invece l'altra con una sorta di robottone che la supporta, che può sparare con dei super cannoni, insomma una roba molto figa da vedere. Sul personaggio in sé è stato detto che sarà un supporto elementale, quindi ok, potrebbe essere utile in diversi tipi. Ora dipende, perché per esempio in gioco un supporto elementale che funziona un pochino su di tutti è quello di Pardofelis, però bisogna vedere appunto se sarà una Valchiria di questo tipo un po' generica o magari funziona bene solo per le Valchirie che fanno danno ghiaccio e poco altro. Anche perché ci tengo anche a precisare una cosa, che nel momento in gioco sono uscite diverse Valchirie ghiaccio nuove. Per esempio ho preso, e l'avrete visto anche sul canale, il video dedicato alla Hersher of Human Eagle, ovvero la nuova versione di Elysia, e poi è uscita Li Su Shang, che è un'ottima Valchiria anche quella. Quindi sta arrivando la terza Valchiria ghiaccio in poche patch, senza contare che appunto nella 6.2 arriverà Eichan, insomma quella nuova Valchiria supporto al fuoco, che è praticamente l'intelligenza artificiale che ci guida all'interno del gioco. Quindi, insomma, non lo so perché stanno dedicando molto al tipo del ghiaccio, però appunto è strano perché se le rilasci tutte assieme, magari la gente non è così convinta di andarla a pullare, soprattutto se avete come me pullato la versione di Elysia nuova, perché quella, cavolo, è una dei migliori DPS all'interno del gioco. Ora bisognerà vedere se questa sarà allo stesso livello o anche superiore, però ripeto, se avete comunque quella, insomma, di andare a investire in un altro personaggio dello stesso tipo, non so quanto ne può valere la pena. Anche Honkai è quel tipo di gioco dove devi avere personaggi di più tipi per fare i contenuti endgame. Quindi, se siete gioco persi su un lato, secondo me non serve investire sulle stesse Valkyrie. Poi, insomma, se vi piace, fatelo. Però, capito, io in questo caso non sono così tanto convinto di pullarla. E poi, oltre a questo, oltre al fatto che potrebbe essere un supporto elementale generico, sarà anche una Valchiria che farà del DPS, quindi sarà sicuramente ottima anche presa singolarmente e non buildata per fare da supporto. Oltre a questo, vi faccio vedere delle GIF del personaggio. Questa è la sua modalità normale, con gli attacchi che sembra di impugnare una super mega lancia, quindi sembra molto molto carina da vedere. Oltre a questo c'è anche questa modalità alternativa, eccola qua, dove cambia essenzialmente passa dal non avere il robottone alle sue spalle e poi viene guidata da una sorta di jetpack, altre robe, che è ok, è molto, mi ricorda tantissimo la Hersher of Reason, siamo un pochino su quella stessa cosa, anche se lì aveva il robottone nella sua motocicletta e poi usciva fuori. E oltre a questo, ecco qua come va ad attaccare nella sua seconda modalità con questi super iper mega cannoni laser, molto
molto, molto figo da vedere. Essenzialmente è un power-up della Hershiro Prison. E poi, oltre a questo, questa qui dovrebbe essere l'animazione della sua Elemental Burst, cioè insomma della sua Ultimate, come viene chiamata su Honkai, che va essenzialmente ad attaccare con un super iper mega cannone e fa un'esplosione allucinante. Quindi, insomma, sembra veramente carina. Oltre a questo, vi faccio vedere anche questo video di Marisa Honkai, che è un'altra content creator, una delle più grandi di Honkai Impact Third. Vi consiglio di andare a vedere i suoi video perché sono sicuramente quelli più informativi su questo gioco. Quindi io vi faccio vedere questo, ma non è una cosa presa da me. Ve lo faccio vedere direttamente da questo canale per il semplice fatto che prendere le immagini dal sito ufficiale cinese di HoYoverse è un pochino complicato, quindi mi viene più semplice farvelo vedere qua. Ripeto, sembra un buon personaggio questa nuova versione di Bronya, anche se, detto sinceramente, io sto aspettando le nuove versioni di Raiden Mei e Qiyana. Raiden Mei, bene o male, io sto buildando la mia Hersher of Thunder, sto cercando di farle fare diversi rank up. Ho già la sua arma best in slot e anche alcuni stigmata messi bene. Mentre invece di Qiyana ho essenzialmente la Hersher of the Void, che ormai non fa più parte del meta, purtroppo. E quindi voglio vedere un po' che cosa tireranno fuori, perché se hanno tirato fuori la Hersher of Thunder, che era una figata da vedere, sicuramente anche la versione nuova di Raiden Mei, come anche quella di Qiyana, sarà sicuramente bella. Quindi poi vediamo se andrà in impattare il meta e tutto il resto, se vi interessano questo genere di cose. In ogni caso, ripeto, a me in questo momento non interessa molto questa Valchiria, però era doveroso parlarne, anche perché stiamo parlando di uno dei tre personaggi principali all'interno del gioco, ecco. Quindi, insomma, sembra sicuramente bella. Cioè, guarda qua come si vede il design di questo super iper mega robottone che le hanno dato. Però poi, ovviamente, dato che comunque stiamo parlando di una Valkyria che uscirà tra qualche mese nella patch 6.3, possiamo anche un pochino salvare diversi cristalli prima di andare a pullare nel suo banner, o quantomeno possiamo salvarne ancora di più per prendere poi, come ho detto, la versione nuova di Raiden Mei o quella di Qiyana, con non solo la Valchiria ma anche l'arma e, nel caso, gli stigmata buoni, che saranno il best in slot per queste nuove Valchirie. Ultima cosa che vi volevo far vedere era questa cosa qui, ovvero che nel suo banner, almeno per quanto riguarda la beta della 6.3, che mi pare che sia disponibile in Cina e pochi altri territori, ci sono delle funzionalità alternative, nel senso che quando noi andiamo a pullare all'interno di questo banner potremo ottenere un'arma bonus, e poi ci sarà una scatola dove all'interno ci saranno alcuni stigmata extra da poter prendere. Ora, a vedere, questi per esempio è una immagine d'esempio dove la stessa cosa funzionava nella 5.9 nei banner di Vilvi, il personaggio dell'Elysian. Però, appunto, qua la scelta di armi extra di stigmata non era un granché, quindi bisognerà vedere se all'interno di questo banner andranno a mettere delle armi extra utili, nel senso che magari sono buone su più PG o riguardano un pochino il meta, e poi soprattutto se gli stigmata magari si potranno utilizzare su questa versione di Bronya o su altri personaggi che fanno danno da ghiaccio. Quindi anche su questo bisogna farci attenzione. Detto questo, gente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti su YouTube, se seguite Honkai, se volete pullare per questa Hersher of Truth, questa nuova versione di Bronya all'interno del gioco, che, ripeto, uscirà nella patch 6.3. Io vi do appuntamento ai prossimi video e non mancate per i nuovi contenuti legati a Genshin Impact.